E dal 24 agosto al 3 settembre le botteghine di Piazza Pino Piras hanno ospitato manualmente un insieme di amici che hanno voluto portare le loro opere artigianali e le hanno mostrate ai turisti e ai cittadini che sono voluti passare in questo scorcio di Alghero, forse un po' troppo ancora lasciato in un angolo, ma che sicuramente va riscoperto e vissuto perché porta con sé tutta l'algherisità di un tempo. Adesso vi porteremo a scoprire le opere di questi artisti. Iniziamo il nostro viaggio in manualmente con Grazia Canu, grazie dell'ospitalità. Parlaci Prego. un po' delle tue opere. Allora, le mie opere sono di ricamo appunto a croce, prevalentemente creo cose per bambini e poi mi diletto in disegni sardi e anche per la cucina. Poi in futuro ci saranno altri progetti di altri lavori che adesso non posso svelare. Lavori con i bambini, quindi tanti battesimi. Battesimi, nascite e chi più ne ha più ne metta. Ma adoro anche fare per la cucina, mi piace anche la casa. Aspetta. Paolo, entra con noi, vediamo un po' le sue opere. Sulla destra vediamo il reparto cucina, tra virgolette, mentre nella parte centrale abbiamo i classici bavaglini. Quelli che sicuramente spesso vengono poi a chiederti i nomi, tutte le frasi che le mamme e spesso anche le zie vogliono dire. Molto zie, madrine, nonni fanno molte richieste, quindi le faccio sul momento perché ho sempre il materiale appresso, in ogni caso per crearlo sul posto, manualmente. E quindi in caso di lieti eventi, di nuove nascite, rivolgetevi a Grazia. Vi aspetto, comunque lavoro principalmente a casa e su ordinazione. Ciao a tutti. Siamo nell'atelier di Nina Pugioni. Nina, spiegaci le tue opere. Buongiorno, sono delle opere di cucito creativo e soprattutto di patchwork, un lavoro che richiede tantissimo tempo e che comunque facciamo con le nostre amiche, tutte insieme ci ritroviamo, è un modo per ritrovarci, stare insieme. Quindi condividere del tempo, condividere tutte quelle che sono le nostre passioni e comunque lavoro anche. Sono i tuoi lavori in patchwork che poi alla fine, perlomeno nelle bambole, sono le antiche bambole di pezza, quindi è un Esatto, è uno ritorno a stile certe cose. country, sì, esatto, è uno stile country di bambole che comunque. Sì, sono le cose che si facevano una volta e oggi riprodotte con materiali, diciamo, tipo i tessuti americani, vengono fuori dei lavori che sono chiaramente bellissimi per quello che mi riguarda, poi saranno gli altri a dirlo. Sicuramente sono bambole che richiamano la memoria delle bambine di una Di una volta. Le volta. bambine di adesso sono attratte da questi lavori? Non lo so se sono proprio attratte da questi lavori, c'è sicuramente una riscoperta da parte ho visto da parte delle persone, delle nonne, che comunque verso i nipoti hanno queste attenzioni, quindi, e poi io lo faccio perché comunque a me piace, e quindi l'importante soprattutto è quello, io faccio quello che desidero fare che mi permette comunque di star bene, quindi questo. Grazie. E proseguiamo la nostra passeggiata incontrando Giovanna Caneo. I tuoi lavori tra passato e presente. Esatto. E niente, nelle mie creazioni c'è un mix tra il moderno
e il sardo. Mi piace molto mettere sempre il particolare sardo, che può essere il bottoncino, può essere la rosellina in tessuto. Come potete vedere, dappertutto c'è il bottoncino, c'è il tessuto sardo, a volte anche il sughero. Insomma, mi piace questo accostamento tra il moderno e il sardo. E nelle tue opere tanti pizzi e merletti. Sì, esatto. Mi piace molto lavorare il pizzo, i merletti, il nero, il bordeaux sono i colori sardi. E niente, cos'altro dire? Lo dico io, se Grazia Canu faceva i bavaglini, tu invece vai sulle bomboniere. Esatto, anche le bomboniere sono in tessuto sardo e in questo caso sono gallinelle che possono diventare dei portamonete, ma in questo caso portano i confetti. C'è la spiga del grano che porta fortuna e agli sposi e nient'altro. È una cosa da sottolineare, tu come tutte le tue colleghe lavorate in casa, non avete dei negozi. Sì, esatto, lavoriamo a casa e ci ritroviamo magari a lavorare assieme e occasionalmente, quando ci danno la possibilità, come in questo caso, esponiamo assieme e ci completiamo. Tant'è vero che qua abbiamo anche dei quadri di un'altra artista, una pittrice, che è Marisa Enna, e si completa con le nostre opere perché i colori, con i suoi colori sardi, con i suoi abiti dipinti sulla tela, si completano molto con le nostre opere, si sposano bene. L'arte è anche famiglia, in questo caso siamo nell'atelier delle sorelle Riu, Maria e Pina, siamo qui con Maria che ci spiega le vostre opere. Allora, salve a tutti. Le mie opere non sono altro che della bigiotteria trasformata e creata e inventata nel corso di questi ultimi anni. Prima mi dedicavo al cucito, al ricamo e poi col tempo ho voluto sperimentare con cose nuove e anche cose che riportano sempre comunque la tradizione sarda. Tanta Sardegna, abbiamo visto gli abiti sardi, i ciondoli con le donne sarde, e comunque sia tutto artigianato che richiama al sapore della terra. Tutto perché ci teniamo a dimostrare la sardità, se così si può dire, e farla un po' conoscere anche ai turisti. Facendo qualcosa di nuovo, si spera sempre, per attirare anche l'attenzione. Sono lavori e opere che richiamano tanto la vostra famiglia. Quando avete Esatto. imparato a fare questi Allora, lavori? esattamente, io mi ricordo da piccola, provengo da un paese, Villanova Monteleone, e diciamo che le bambine allora non si tenevano per strada assolutamente. Quindi c'è chi era destinata al cucito, chi è destinata al ricamo e così via. Quindi praticamente quasi tutti abbiamo imparato un hobby, perché mestiere non si può chiamare. Mia sorella è stata da Tia Annetta, famosissima ricamatrice, io dalle suore, e poi ne è venuto fuori tutto ciò che potete vedere qua, con rinnovamento chiaramente. Altro doppio atelier, abbiamo parlato prima con Nina Pugioni, con lei ci sono anche le opere di Marinella Garau, creazioni all'uncinetto, vediamo Borsellini e vediamo, questa è una particolarità, le All Star fatte ad uncinetto sono particolarissime, sia magari questa più per maschietto e queste più per femminuccia, tante cose particolari, pezzi unici, dove viene fuori l'arte di ognuno di questi partecipanti.
ad una mostra che porta con sé tutti i valori di una terra e di un territorio da scoprire ogni giorno un po'. Quindi tutti questi artisti vi aspettano a manualmente, mani, mente e cuore, fino al 9 settembre nelle botteghine di Piazza Pino Piras. Non tutti gli artisti oggi sono presenti, perché si danno i turni qui negli atelier per incontrare i turisti e i cittadini che vengono a trovarli. Qua per esempio siamo in un doppio atelier esposizione. Da una parte abbiamo visto le opere di Giovanna Caneo, mentre qui dall'altra abbiamo quelle di Alessandra Mulas. Si tratta di creazioni per la casa e bigiotteria con tessuti sardi. E gli atelier della mostra che vi stiamo facendo visitare sono tutti impreziositi dai quadri della pittrice Marisenna. Diplomata all'Istituto d'Arte, poi ha proseguito da autodidatta negli studi di pittura, e fa vedere le sue opere, ci porta in un suo mondo. Le sue caratteristiche principali sono le donne e gli uomini sardi. Soprattutto punta sui volti, punta su quelli che sono gli abiti più particolari della cultura sarda, da donne e uomini ai bambini, tutto un mondo che va scoperto e che la pittrice Enna ci aiuta ad affrontare e a entrarci nel modo migliore. Ora tocca all'unico artista uomo di questo gruppo d'arte. Siamo con Gennaro Dessì e le sue creazioni in ferro. Buongiorno a tutti, sono Gennaro Dessì, appunto mi chiamo anche Ferro Battuto. Faccio queste creazioni in ferro perché ho preso un po' da mio padre. Mi piace appunto riportare la Sardegna, il mamuntone, la pavoncella, tutti i disegni tipici e folklore della Sardegna. Poi, avendo avuto mia madre sarta, mi diverto anche a creare delle borse particolari. Nient'altro, siamo qui in esposizione, quando il comune ce lo permette, in Piazza Pino Pira. Altrimenti dobbiamo andare in giro per la Sardegna con i gazebi, gli stand, con i colleghi e colleghe, e cerchiamo di farci conoscere e apprezzare da tutti. Nel tuo atelier qui, antichità e modernità, dal ferro battuto e mamutones al jeans. Sì, mi piace appunto andare dal vecchio al nuovo, anche su... Per esempio lì abbiamo una faccia di mamuntone che è una tegola sarda, quella che faceva i nostri nonni sulla coscia, che sono quelle una dritta e una storta che hanno fatto tutta la costa smeralda, che non se ne trovano più. E quelle sono degli applichi, mi piace abbinare appunto il moderno con l'antico e tante altre cose. I turisti, ne parlavamo prima, sono attratti ma allo stesso quasi spaventati da certe figure sarde. Sì, è vero. Per esempio il mamuntone è una figura bellissima e non è neanche più sarda, ma è mondiale, perché li chiamano dappertutto. Però anche poco fa una cliente mi ha detto: guardi che bello questo mamuntone appendiabiti, perché mi piace farlo in diverse forme. E mi ha detto: no, guardi, a me non mi piace, mi spaventa. E ho detto: ma guardi che è una figura che porta buono, porta speranza, no, ma non mi piace. E per questo, cioè, non lo so, forse la cultura, la gente li vede così vestiti con la pelle, le campane e la danza che fanno e si spaventano, però rimane una figura unica nella Sardegna. Magari piace più un delfino o comunque un'immagine di mare. Sì, perché è più dolce, flipper, ricorda i bambini, la palla è una cosa molto... ma anche la pavoncella, che è un altro simbolo nostro sardo, quella la vedono bene, piacevole, poi apprezzano, la verità, i miei lavori. Problema loro, magari vengono in aereo, non possono acquistare, però ci sono le spedizioni. La verità, quando uno si punta una cosa che gli piace, se la porta o in aereo o se la fa mangiare.
E chiudiamo il nostro viaggio tra gli atelier di Piazza Pino Pitas con una buona notizia. La mostra, che doveva chiudersi domenica 3 settembre, è stata invece prolungata fino al 9. Quindi gli artisti che avete visto vi aspettano qui tutti i giorni, turisti e cittadini algheresi, per immergervi nell'arte e nella cultura di questi territori fantastici. Vi aspettiamo!